Buongiorno a tutti. Oggi vi parlo dell'opera dell'artista francese François Boucher, Donna che indossa la giarrettiera. Si tratta di un quadro che si inserisce nella tradizione dei tableaux de mode avviata all'incirca nel 1720 da Jean-François de Troyes, che è sostanzialmente la rappresentazione della scena di vita quotidiana dell'alta aristocrazia francese. Boucher si differenzia nella realizzazione di questi quadri non tanto nella scelta del tema, che è quello appunto della vita domestica, quanto sulla libertà che egli si prende nella scelta di temi dalla dimensione più intima e più privata. Infatti egli si realizza scene di vita dell'alta società, ma non necessariamente quella aristocratica, e quindi non si deve limitare a rappresentare quelli che sono le mondanità dei salotti parigini. Questo è il caso del nostro quadro, Donna che indossa la giarrettiera, commissionata nel 1742 dal conte svedese Carl Gustav Tessin ed oggi conservata a Madrid presso il Museo Thyssen. Si tratta di una delle opere appunto dal carattere più intimo e privato commissionate all'artista, tant'è che il conte non le espose mai al pubblico sino alla morte dell'artista stesso, bensì la conservò all'interno di un cabinet poco accessibile nel suo castello in Svezia. Si tratta della rappresentazione di questa giovane ed elegantissima donna, appunto dell'alta società, nell'intento di sistemarsi le calze, tanto da far scoprire parte della gamba e addirittura farci intravedere parte nuda della coscia, elemento appunto che per la morale dell'epoca, fuori dalle mura del castello del conte, non avrebbe sicuramente avuto un appoggio dalla società. E questo, l'opera, è un omaggio sostanzialmente dell'artista a quello che era la moda e il gusto parigino dell'epoca. Vediamo infatti come egli riesca a realizzare benissimo la rappresentazione di questo interno, molto vissuto dalla protagonista evidentemente, e da questo disordine così seducente addirittura, nella rappresentazione di tutti questi che sono gli elementi caratteristici dell'interno, dalle porcellane agli elementi d'arredo molto preziosi, ai paramenti cinesi, gli specchi, i quadri, i tessuti molto preziosi. Infine, di particolare interesse sono le due tazzine poste sul tavolo a fianco alla protagonista e la lettera aperta sulla mensola del camino. Elementi questi che fanno presagire a un incontro amoroso che avverrà tra poco.